Ci troviamo a Pacento in compagnia dell'artigiana Sara Galterio. Ci può raccontare la sua attività e da dove proviene questa passione? Beh, è una cosa che viene da lontano perché io ho studiato per fare tutt'altro, l'ora fa in pratica. E invece poi ho avuto la possibilità di rilevare degli stampi antichi da un vecchio signore che è morto negli anni 67 e che ha fatto per tutta la vita il figulinaio, faceva statuine per il presepe in terracotta. Io ho ereditato in qualche modo tutto il lavoro della sua vita e con questa serie di stampi che sono circa 400. E quindi ho cominciato con le statuine per il presepe, poi dal lavoro con le statuine dove è venuto fuori tutta una ricerca sui costumi abruzzesi, femminili specialmente. Ho cominciato a fare dei bassorilievi sul paese per conto mio e poi ho iniziato un lavoro, diciamo, io li chiamo i muri parlanti, sono delle installazioni a grandezza reale che si trovano sui muri di Pacento. E sono, raccontano delle storie di momenti di vita comune, però di un tempo passato che adesso non c'è più. Quindi sono una specie di fumetti antesignani dove si raccontano dei flashback di situazioni di 100 anni fa. Perché è importante questa attività proprio con la terracotta, questa lavorazione e anche queste rievocazioni di vita quotidiana che lei racconta attraverso la sua arte? Beh, questa delle rievocazioni a grandezza reale è una cosa che mi sono inventata io, diciamo, è una soluzione d'impatto che ravviva degli angoli un po' tristi del paese dove c'è cementificazione, quindi riapriamo dei portoni che non esistono e creiamo degli ambienti inaspettati in certi punti del paese. E comunque tutta la tradizione viene da questo signor Giuseppe Avolio, che è stato il capostipite che ha fatto questo tipo di attività con la terracotta a Pacento. E E le quindi e le statuette? statuine del presepe che sono una tradizione di Pacento attualmente. Ringraziamo allora questa artigiana qui a Pacento in Abruzzo di questo racconto che insomma ci fa rivivere anche dei momenti importanti di storia. Grazie mille.